La Fondazione Comasca, in collaborazione con l'impresa sociale Con i Bambini, offre un'opportunità straordinaria al territorio comasco, 1.200.000 euro per contrastare la povertà educativa minorile. Di che cosa si occupa l'impresa sociale con i bambini? L'impresa sociale con i bambini si occupa di gestire il fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile che è stato creato nel 2016 da un accordo tra fondazioni bancarie e governo. E il fondo ha la finalità di sostenere progettazioni volte appunto al contrasto della povertà minorile. Ad oggi abbiamo finanziato 270 progetti sparsi in tutte le zone d'Italia. Abbiamo operato con vari bandi, poi anche c'è questa iniziativa di cofinanziamento che vede appunto coinvolta la Fondazione di Como. E com'è nata questa collaborazione con la Fondazione Provinciale della Comunità Comasca? Questa collaborazione è nata da una call che è stata fatta appunto da Con i Bambini su questa iniziativa di cofinanziamento che si rivolge ad altri enti finanziatori, come appunto questa fondazione, volti a mettere assieme risorse per fare dei progetti appunto a contrasto della povertà educativa. La Fondazione Comasca ha risposto a questo invito proponendoci una idea progettuale che stiamo cercando di rendere esecutiva, pratica, insomma, ed è questo il motivo della mia presenza qui oggi, insomma, assieme agli altri partner. Cosa si intende per la povertà educativa minorile? Allora, la povertà educativa minorile è un concetto molto ampio, insomma, quindi potremmo parlarne a lungo. Per dirla in poche parole, possiamo dire che è la mancanza di opportunità di accesso ad occasioni di formazione. La formazione avviene sia all'interno delle istituzioni, possiamo dire, quindi scuola e altre agenzie formative istituzionali, però anche attraverso l'accesso a tutta una serie di opportunità al di fuori della scuola. Parlo ad esempio dei cinema, del teatro, dell'accesso ad internet e tutte quelle altre offerte che comportano una formazione globale della personalità, insomma. Grazie dell'attenzione e arrivederci alla prossima puntata.